Con tutte le mie forze. A voi che mi leggerete, non scrivo questa lettera per farvi pena o per fare la vittima. Voglio solo che ascoltiate quel che ho da dire e che vi ricordiate della mia storia e di come è finita. Non è facile per me scrivere queste cose e sappiate che facendolo sto correndo un grosso rischio. Capirete il perché nel corso del racconto. Il mio nome è Rita. Sono cresciuta a Cesena con la mia famiglia, composta da mamma, papà e mio fratello più grande di 3 anni, Riccardo. I nostri genitori ci hanno educati con sani principi, ricordandoci sempre che alla base di tutto c'è l'amore. Sì, l'amore, quello che ha reso la mia vita un calvario. Ma andiamo per gradi. Sono sempre stata la figlia modello, educata, composta, suonavo il fiato traverso, studiavo recitazione e al contempo i miei voti scolastici erano soddisfacenti. Tutto questo fino alla quinta elementare. Dopodiché ho abbandonato il flauto. Andavo a scuola di recitazione senza alcun interesse, facendo pagare ai miei genitori una cifra esorbitante ogni mese per la retta. Ma nonostante questo rimanevo sempre educata, gentile e con ottimi voti scolastici. Alle medie non stavo simpatica a molti, comunque avevo la mia cerchia ristretta di amiche, Simona e Lara, persone che hanno reso unici quegli anni e per le quali ho rinunciato agli studi classici per seguirle in un istituto tecnico. Questa fu la peggiore scelta che potessi fare. Ed è qui che inizio tutto. Con il passare dei giorni mi resi conto di essere in un luogo ben lontano dalle mie aspettative. Le lezioni non catturavano la mia attenzione e per quanto tentassi di impegnarmi i miei voti calavano sempre più. Ad aumentare la mia tristezza c'era il fatto che Lara e Simona non erano capitate nella mia classe. Ero diventata una persona completamente diversa. Quell'estate della terza superiore venni rimandata a settembre. Quella stessa estate mi fidanzai per la prima volta con Vittorio e poi venni bocciata. La mia famiglia era disperata. Non aveva idea di chi fossi diventata e di che fine avesse fatto la bambina promettente che era una volta. Ero giovane e innamorata. Vittorio non era uno di quei ragazzi che ero solita frequentare. Lui era un ragazzo per bene, con una famiglia onesta. Mi riempiva di regali e di frasi romantiche, finché alla soglia dei miei 20 anni mi chiesi di andare a vivere con lui in una casa tutta nostra. Ero al settimo cielo, la mamma era felice, mi stavo sistemando e la mia vita aveva appena ritrovato un equilibrio. Era tutto perfetto. Io stavo a casa a sistemare e pulire, mentre Vittorio tornava per cena dopo l'università e il lavoro. Io l'università l'avevo lasciata, o meglio, lui mi aveva costretta a lasciarla, perché a parer suo le donne devono studiare ma solo fino a un certo punto. Di nascosto da lui però, seguivo segretamente dei corsi online e davo degli esami nella sede più vicina. Un giorno tutto cambiò. Vittorio tornò a casa ubriaco. Mi aveva scoperta e ora voleva punirmi. Venni privata del mio cellulare, del mio computer, della mia famiglia, delle mie compagnie e perfino di aprire le finestre. Oggi sono qui, tra le mura di casa, la mia prigione. Vittorio rientra ogni giorno alle 19:30. Cena e inizia ad accusarmi di cose molto gravi, a picchiarmi per cose inutili, lasciandomi lividi. Poi mi abbandona in lacrime sulle mattonelle azzurre della cucina e va in salotto con la birra tra le mani. Si addormenta davanti alla TV e io mi rifugio in camera. Non sono tante le volte in cui mi dedico del tempo, penso piuttosto a rendere la casa impeccabile così che Vittorio non abbia niente di cui lamentarsi, ma non funziona. Qualche giorno fa ho deciso di leggere un libro che ho trovato in giro per casa risistemando uno scaffale. Per tutta la durata del libro si parla di una ragazza dotata di un'immensa forza di volontà. Il suo nome è Chiara Luce. Lei un giorno si ammala, ha un tumore che la costringe in un letto di ospedale. A colpirmi è il fatto che lei sorride e continua a farlo nonostante il mostro che la divora dentro. Lei è piena di gioia e per me tutto questo ha dell'incredibile. Io e Chiara siamo più simili di quanto possiate immaginare. Anche io ho il mio mostro che mi divora giornalmente, che dice di amarmi e che mi riempie di false promesse. Chiara, nonostante il suo male, trovava la forza di sorridere, di reagire, di dire «Io non mi arrendo così». E vorrei anch'io poterlo dire. Questa forza ho capito che l'ha trovata nella fede in Dio, quel Dio che penso di aver smarrito negli ultimi tempi. Ora spero di riuscire a trovare il modo di farvi ricevere questa lettera. E se l'avrete tra le mani in questo momento vuol dire che ce l'ho fatta e che non mi sono arresa, perché anch'io, come Chiara, voglio con tutte le mie forze vivere felice fino all'ultimo istante.